Salve, oggi spiegheremo come fare un'ottima salsa antivampiri. Naturalmente in questa ricetta occorrerà molto, ma molto, ma molto aglio. Poi servirà come base dell'ottimo yogurt bianco, dell'aceto pure bianco. Stop, stop! Scusate, non vi ho ancora presentato la novità di oggi. Mia cugina Latrina, quella che avete appena visto, si è offerta per gestire le cucine del nostro bar del Gotico e quindi sarà lei a darmi una mano, d'ora in poi. Ciao Erika! Grazie per avermi regalato questo libro, è fantastico! Prego Latrina, non c'è di che. Il libro di cui mia cugina vi stava parlando è questo. Vampiri, dove trovarli? Scritto da autori vari e pubblicato per i tipi di Nicola Pesce Editore. È una fantastica guida ai luoghi infestati dai vampiri, con tante succose ricette locali. Mi è sembrata imprescindibile dopo che abbiamo parlato di Dracula. Fra l'altro, parlando di ricette locali e di cucina del bar del Gotico, giova ricordare che il legame tra i vampiri e il cibo è molto più profondo di quanto pensiamo. Pare che lo stesso Dracula sia stato ideato dal suo autore, Bram Stoker, una sera in cui lui fece un incubo tremendo in seguito a un'indigestione di gamberetti consumati durante una cena con il suo grande amico Arminius Van Beer. Geniale studioso, viaggiatore dalle mille identità. Beh, è solo una diceria, naturalmente. Sono stati conservati tutti gli appunti minuziosissimi con cui Bram Stoker documentò i contenuti dei libri da lui letti sui vampiri e sul folklore che li riguardava, per cui non dobbiamo credere troppo facilmente alla magica storia dell'incubo e dell'indigestione di gamberetti. Qualsiasi capolavoro nasce da un lavoro profondo, non lo si improvvisa. Per quanto riguarda noi, a proposito di cucina, Latrina, guarda che non mi sembrava proprio una cucina quella dove ti trovavi. Beh, una tazza perlomeno c'è. Lasciamo perdere, non voglio approfondire. Pensiamo al nostro argomento e al nostro libro. Come vedete, esattamente come durante le riprese del nostro incontro su Dracula, mi sono premunita di un po' di attrezzature protettive. Ecco qua, anche due belle teste d'aglio. Stavo dicendo, una guida ai luoghi infestati dai vampiri. Perché? Ma ovvio, per i viaggiatori incauti, i viaggiatori senza macchia, senza paura e soprattutto senza cervello, giusto per citare un'altra guida pubblicata dalla Nicola Pesce Editore, che stavolta è la guida ai luoghi di Lovecraft. Questa guida ci accompagna per luoghi ovviamente classici come la Transilvania, ma anche per luoghi che considereremmo insospettabili come la Grecia con le sue isole e il suo sole e il suo mare luminoso, attraverso l'Italia, Bologna, Roma, Volterra. Volterra, fra l'altro, è diventata terra di vampiri in seguito al fenomeno Twilight. Mi si sta seccando la gola, meglio che beva un goccetto. Ecco, va bene. Stavo dicendo, altri luoghi, beh ovviamente anche la Serbia, la penisola balcanica, la Russia. Sapete che pare che esista in Russia un posto detto Supirgrad, abitato esclusivamente da vampiri? È un'altra leggenda. È più probabile che gli abitanti di Supirgrad siano affetti da qualche curiosa malattia genetica che li rende ipersensibili alla luce e altre cose comunemente associate ai vampiri. La nostra guida però descrive Supirgrad come una città dalle mille meraviglie, dalle architetture meravigliose, ancorché macabre, e dai mille divertimenti di lusso. Un vero paradiso turistico per i vampiri, per gli umani sarebbe un altro discorso. Poi, che posso dire? Beh, ma lasciamocelo raccontare da una signora vampira, colei che ha commissionato quest'opera. La bellissima, potente, immortale in tutti i sensi, Carmilla Karnstein. Mi pare che fosse l'anno scorso. Capitemi, per noi vampiri il tempo è alquanto relativo. Ma sì, doveva essere l'anno scorso.
Nella mia noia millenaria mi sono imbattuta in un simpatico libretto che raccontava con dovizia di particolari i luoghi dove fare conoscenza con alcune creature innominabili. Grande è stata la mia sorpresa quando ho saputo dalla prefazione che il curatore di tale gradevole opera era niente di meno che il mio caro vecchio amico Enne. Invero, difficile parlare di amicizia con un essere simile, se possibile ancor più antico di me. Diciamo che tra noi, per motivi di affinità, per così dire, culturale, è nata una certa stima e simpatia, almeno in una delle sue tante incarnazioni. Il manuale spingeva gli incauti turisti a visitare luoghi dove avrebbero presumibilmente fatto una fine atroce, contando sull'innata curiosità del gregge, del genere umano. Ora, vedete, la vita dei non morti può essere alquanto tediosa. Ho pensato quindi che sarebbe stato assai divertente fare un bel regalo a me stessa e a tutti gli altri signori delle tenebre, realizzando qualcosa di simile anche per loro. Un'agile guida che conducesse, come pecorelle al mattatoio, torme di visitatori presso le nostre tane, pronti a farci da nutrimento. Benché non escluda di agire in prima persona in qualche occasione, la mia natura aristocratica mi rende più gradevole avvalermi di servitori. Ho così chiesto al caro N di mettermi in contatto con gli autori di quell'utile libretto. Non è stato facilissimo convincerlo. Prima di tutto perché N non è abituato a sentirsi dire cosa fare. Secondo perché i tre si trovavano in situazioni alquanto bizzarre a seguito del loro lavoro precedente. Ma anch'io ho qualche piccolo trucco femminile, così sono riuscita a persuaderlo. In fondo anche lui lo trovava divertente. Così, ottenuto il privilegio di contattarli, mi sono permessa di vampirizzarli. Il vantaggio per me, oltre a essermi concessa un gustoso spuntino, è stata la possibilità di vedere attraverso i propri occhi durante il loro girovagare. È un po' come il moderno cinematografo, ma molto meglio, oltre che a colori. Un'ultima cosa, quel cialtrone di un irlandese, Lefanu, ha raccontato in modo crudo e volgarmente dettagliato la mia morte in un libercolo pubblicato tempo fa. Questo immagino che abbia fatto credere a molti che Mircalla non sia più di questo mondo. Devo deludere tutti costoro, mai credere a uno scrittore irlandese. La notizia della mia morte, per parafrasare un valido scrittore contemporaneo, è stata largamente sopravvalutata. A questo punto, penso che ormai vi avrà infiammato il desiderio di viaggiare, seguendo le pagine di questa meravigliosa guida. Non ho più nient'altro da dirvi. Posso soltanto augurarvi buon viaggio attraverso i luoghi delle ombre. Ciao a tutti!